Livio Urbani nasce a Pola il 27 febbraio 1915. Già ci sono venti di guerra. Padre, Giuseppe Urbani, era maestro istruttore di attrezzistica, giudice sportivo, dirigente e organizzatore a livello scolastico e societario. I figli, nati all'ombra di un tale padre, si nutrirono spesso di sport più di ogni altra cosa. A raccontare la propria vita è proprio Livio Urbani ad un convegno di medici. Racconta Livio: tutta la mia vita studentesca è trascorsa nei campi sportivi e nelle palestre, alternando le gare di atletica 80-100 metri piani e con l'asta con le gare di ginnastica artistica, che è stata la mia grande passione. Nella ginnastica artistica ero forse il più preparato delle tre Venezie, e ce lo debbo non solo alla mia passione, ma soprattutto allo stimolo continuo che veniva da mio padre. Ricordare le gare che ho fatto è quasi impossibile. Comunque mi affermai così presto, così da essere incluso nella squadra nazionale italiana, allora guidata dal grande Corrias, commissario tecnico nazionale. Giuseppe Urbani era un padre felice che, sotto le vesti di un'austerità puramente formale, si identificava nell'ambizione dei figli. Favoriva quel periodo lo sport ad ogni livello, all'ombra di un pragmatismo ideologico imperante. La mente sana nel corpo sano. Continua Livio: nel 1934 lasciai la mia cara Pola per entrare come allievo all'Accademia Fascista, da dove uscii professore, rimanendo poi sempre a Roma, come insegnante nella stessa scuola. Anche a Roma continuai nello sport agonistico, classificandomi sempre nei primi posti nelle più importanti gare nazionali, secondo assoluto per 3 anni consecutivi nel decathlon artistico. Nel 1938, dopo un'interruzione di 3 anni, riprese l'attività nella categoria seniors, classificandomi sempre ai primi posti. Nel 1942 vinse a Chiaveri il campionato italiano e dopo un mese fu il terzo assoluto nel decathlon ginnastico, che comprende, oltre che prove di ginnastica, cavallo, sbarra, parallele, anelli, corpo libero e volteggi, anche alcune prove di atletica, lancio del peso, 100 piani, salto con l'asta e salita alla fune. I più valenti ginnasti italiani sono scesi in gara per le prove di selezione del 14° campionato nazionale di ginnastica artistica ai grandi attrezzi, organizzati dalla società Tanaro per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia per l'anno 16° e la formazione della squadra nazionale da inviare a Budapest. Durante la Seconda Guerra Mondiale prestai servizio come ufficiale nell'arma dei bersaglieri in Africa e dal 13 maggio 1943 a settembre 1945 rimasi prigioniero di guerra. Anche durante la mia prigionia misi a disposizione la mia esperienza tecnica creando campi sportivi e palestre per prigionieri in Algeria. Durante la prigionia Livio conosce Salvatore Versace,
che è un ottimo giocatore della Spada Forese. Grazie anche ai loro buoni rapporti verrà preso poi all'ISEP di Roma il figlio Mimì, che qui vediamo insieme a Frenolli. Roma. La misteriosa manovra si chiarisce subito. È Romeo Neri, più volte olimpionico. Ha spiegato al figlio il segreto di questi esercizi sul cavallo. Si stanno disputando allo stadio i campionati di ginnastica artistica. Vincitore tra i nazionali risulterà questo ligure, Guido Figone. Vediamolo agli anelli, è una specie di atletica, questa in cui la forza, come in una composizione ritmica, deve assoggettarsi alle ardue misure dell'eleganza e dello stile. A confronto col giovane campione, l'intramontabile Urbani, della Borgo Prati di Roma. Pare che una musica interna conduca i tempi, regoli la decisione degli scatti. Livio Urbani partecipa alle Olimpiadi di Londra del 1948. Dal 1948 al 1958 Livio Urbani sarà preparatore atletico sia della squadra della Lazio per 8 anni che per la squadra della Roma per 2. In quel periodo la Lazio giocava ancora allo Stadio Nazionale, dove nel 1934 si era vista vincitrice la nazionale italiana. Poi questo sarà demolito e nascerà lo stadio Flaminio. Livio Urbani inizia la sua collaborazione con la Lazio poco prima che si svolga l'incontro Lazio-Milan. Antefatto, la Lazio ha già un gol all'attivo. Due ne avrebbe se Pulcinelli, ma un attacco come quello del Milan non perdona sbagli. A Novazzi, Carapellese, Puricelli, Gradelli apre gli occhi, ma non ne basterebbero 100 se la difesa è nebbiogena. Lanciato da Degano, quel diavolo di Puricelli si lavora la palla fino all'irrompere di Carapellese. Gol automatico! La Lazio potrebbe tornare in vantaggio, ma Puccinelli trova disco rosso al centro e quando scappa sulla destra, penso, si mangia il gol. Intervallo, Rivadavia, presidente della federazione brasiliana, vorrebbe un gioco con più finte. Gradella riprende subito a Cottimo, ma il Milan in 9 minuti vince. Retropassaggio di Degano ad Annovazzi. Tiro, mani del portiere, traversa, Tezzini fermi, Puricelli si accomoda. La Lazio reagisce invano. Flamini, Penzo, molto rumore per nulla. Mentre collabora con la Lazio, nel 1952 partecipa al film di Mario Camerini, Gli eroi della domenica. Durante le Olimpiadi del 1960 è responsabile per la ginnastica artistica, per diventare poi direttore tecnico della Nazionale di Ginnastica Artistica Italiana. Qui lo vediamo nell'edizione in Messico del 1968. Ed è proprio nel novembre del 1968 che ho la fortuna di incontrarlo come insegnante di attrezzistica. Di lui conservo un ottimo ricordo. Al primo incontro, per impressionarci, lui si esibiva o alle parallele o alla spalliera facendo la bandiera, per poi mostrare i suoi muscoli addominali che si muovevano in modo incredibile. Urbani, iniziando nel 1952, ha scritto parecchi libri. Qui vediamo le copertine di alcuni di questi libri. Durante le sue lezioni ci parlava sempre della facoltà. Lui avrebbe voluto essere chiamato dottore. La facoltà è arrivata e anche il titolo di dottore dal 30 dicembre 2010.